Sulla questione Ritali, qualche segnale c'era di tensione all'interno della proprietà, ma certamente non ci aspettavamo una messa in liquidazione da un giorno all'altro. Questo è stato, oggi si è svolto un primo incontro al MIT, che ovviamente è il Ministero vigilante del sistema del trasporto aereo, quindi era normale che si svolgesse lì. Abbiamo manifestato l'irritazione, come lei ha citato, qui però il problema non è l'irritazione, è trovare una soluzione. C'è stata una prima interlocuzione del ministro con la proprietà per capire se e come riuscire a trovare una soluzione intanto per garantire il trasporto aereo su parte del territorio che ha necessità di coesione territoriale, cioè mi riferisco in particolare alla Sardegna, dove c'erano diversi voli che sono ovviamente interessati all'intera regione, e poi c'è la questione occupazionale, insomma, da affrontare. All'Italia, io credo che sia più che giusto che la magistratura faccia il suo lavoro e che quindi accerti eventuali responsabilità che hanno condotto la nostra compagnia di bandiera nelle condizioni in cui tutti noi la vediamo oggi. Bisogna risalire molto nel tempo, probabilmente, per capire l'origine. Credo che ci siano delle responsabilità penali che la magistratura che deve accertare. Io credo che ci siano anche delle responsabilità politiche per quanto è stato fatto o non fatto sull'Alitalia, diciamo dal 2008 in poi. C'era un tavolo che gestiva delle questioni a Ritali, ma non la crisi industriale. Quindi al momento non è un'amministrazione straordinaria. Il Ministero vigilante, il MIT, il MISE, in qualche modo è parte terza in questo senso. Però è chiaro che ci attiveremo immediatamente per capire quali possono essere le soluzioni.